ami il vino? Ascolta i suoi protagonisti su winesoundtrack.com. Amici di Wine Soundtrack, ben trovati. Oggi siamo in compagnia di Sabrina Giacalone, l'azienda si chiama Tenute Botticella e siamo a Marsala. Ben trovata Sabrina. Ciao Tuyen e ben trovati a tutti i tuoi spettatori. Ascoltatori direi, veramente. Poi se ci vorranno venire a trovare, benissimo. Allora Sabrina, due parole sulla tua azienda. Allora, ci troviamo a Marsala, come dicevi tu, di fronte alle isole Egadi, quindi Sicilia occidentale. Siamo accarezzati dal vento, quindi lo iodio del vento che arriva fino alle nostre vigne fondamentalmente. Abbiamo una piccola cantina dove diciamo vinifichiamo le nostre uve e poi abbiamo circa 35 ettari di vigneto sparsi tra il comune di Marsala, Mazara del Vallo e Salemi e anche qualcosa a Pantelleria, nell'isola di Pantelleria, la perla nera della Sicilia. Ricordaci i vitigni che coltivate. Certo, allora coltiviamo sia vitigni internazionali come il Syrah, che è un vitigno internazionale, però si sposa completamente con quello che è il nostro territorio. Infatti quando si parla di Syrah per noi è come se fosse un vitigno autoctono, perché l'abbiamo praticamente adottato. Infatti non è un caso che i migliori Syrah italiani sono proprio quelli siciliani, perché esprimono la massima potenzialità nel nostro territorio. Poi produciamo vitigni autoctoni, quindi il Nero d'Avola, che nasce proprio in Sicilia, e il Grillo, vitigno che nasce proprio a Marsala, che poi negli anni è stato piantato in diverse parti della Sicilia, quindi ne siamo estremamente orgogliosi. Poi abbiamo lo Chardonnay, l'Insolia, lo Zibibbo, da cui produciamo il passito, lo Zibibbo di Pantelleria, da cui produciamo poi il passito di Pantelleria. Quante bottiglie produce l'azienda? Circa 40.000 bottiglie e lavoriamo soltanto con il canale Horeca. La nostra è una produzione biologica certificata, quindi non usiamo fitofarmaci, ma soltanto prodotti naturali. Ti faccio un esempio, come fertilizzante usiamo il favino, che è la fava quella piccola che tritata e macinata assieme al terreno viene utilizzato, funge da fortificante, da fertilizzante scusami. E poi che ti posso dire, nel mese di aprile-maggio per disinfettare la pianta e proteggerla da eventuali attacchi di funghi, malattie, utilizziamo lo zolfo e rame, quindi prodotti estremamente naturali che questi ci consentono e ci hanno consentito di ottenere la certificazione biologica, di cui ne andiamo veramente orgogliosi. E di mantenere anche quella che è la naturalezza e tutta quella che è la qualità, diciamo, primaria del frutto. In quanti paesi esportate? Allora, esportiamo in Australia al momento e qualcosa in Giappone e in Polonia. Devo dire che diciamo dopo il Covid che ci stiamo affacciando all'export, quindi ancora diciamo siamo in crescita. Avete anche un e-commerce? No, non abbiamo un e-commerce, ci appoggiamo ad altre enoteche che fanno l'e-commerce. Quindi esattamente il tuo ruolo in azienda, qual è Sabrina? Allora, io mi sono definita, sono una produttrice e mi sono data un ruolo, no, inizialmente, che è quello di occuparmi della parte commerciale. Ma mi occupo anche di comunicazione, di marketing, mi occupo anche di consegnare il vino laddove c'è un ristorante che ne ha bisogno urgente e il corriere non ci va in tempo. Mi occupo anche di seguire la fase dell'imbottigliamento. Insomma, quindi devo dire che, sai, in una piccola azienda a conduzione familiare, alla fine fai un po' di tutto. Quindi si copre tutta la catena. Sì, sì, esatto. Ti dai un ruolo che è quello, chiaramente. Però poi se c'è bisogno di fare altro ti presti, ti sbracci e fai tutto. Benissimo. In questo mestiere, oltre a essere super ultra multitasking, esatto, qui prevale passione o razionalità? Allora, sicuramente passione.
È stata quella passione che circa 10 anni fa mi ha spinto a lasciare Milano, perché vivevo a Milano, mi ha spinto a lasciare il classico, tra virgolette, posto fisso e a trasferirmi in Sicilia, quindi a creare il marchio, la linea di bottiglie che tuttora sono presenti, ed iniziare questa grande avventura. Quindi tutto si può dire che non razionalità. Bellissimo. E quindi cosa ti piace di più del tuo lavoro in questo momento? Allora, sicuramente far conoscere la Sicilia attraverso i miei vini, parlare con coloro che non conoscono la Sicilia, che non sono mai stati, e descrivergliela attraverso gli odori, i sentori, il sapore che arriva dal bicchiere, dal calice in mano. Quindi tutto il corollario anche delle emozioni, o comunque di una terra così colorata, così ricca, qual è la Sicilia? Esatto, tra l'altro i nostri vini sono molto territoriali, quindi non tendiamo a fare vini standard, ma territoriali. Da noi il concetto di annata, per esempio, è predominante, perché tutte le nostre vigne non sono irrigate. Quindi ogni anno quello che noi mettiamo in bottiglia non è altro che il prodotto che Madre Natura ci regala. Proprio per questo da noi si parla veramente di annata e di territorio. Quindi l'annata 23, per esempio, è stata un'annata molto difficile per noi produttori di biologico, perché c'è stata grande siccità, perché le viti sono state attaccate dalla prenospera, e questo ci ha portato ad avere una riduzione del raccolto del 70%, che è tantissimo per noi. Quindi abbiamo sofferto molto nel 2023, però la qualità è sicuramente grandissima, perché in quei pochi grappoli si è concentrato, brava, tutte le sostanze organolettiche, tutti gli aromi, gli odori, e quindi è un tripudio veramente di sapori e di odori, grande complessità nel bicchiere, nei nostri vini. Senti, ma invece da piccola cosa sognavi di fare da grande? La giornalista. Sogniamo di fare la giornalista. Infatti un po' nell'azienda mi occupo di comunicazione, di media, di marketing anche, quindi un po', diciamo, l'ho portato nella mia azienda. Fra i vini che produci, qual è il tuo preferito e perché? Allora, il mio preferito è il Syrah Rosso Don Diego. Per una questione affettiva, l'azienda è stata creata da mio nonno nel 1980 ed è la prima, è stata, diciamo, il Rosso Don Diego è stato il primo vino che abbiamo messo in bottiglia. Per caso, questo parliamo intorno agli anni 2000, per caso l'abbiamo portato al concorso mondiale, l'abbiamo presentato al concorso mondiale di Bruxelles, vinse allora la medaglia d'oro, ed è stata proprio quella bottiglia che ci ha spinto di credere in questo progetto e andare avanti. Motivo per cui poi ho lasciato il posto fisso di cui parlavo prima, proprio perché avevo paura che col tempo tutto quello che avesse creato mio nonno negli anni si potesse dissolvere. Quindi volevo dare un senso di continuità al passato. Bellissimo. Invece l'etichetta che ti sta dando più soddisfazioni? In questo momento, oddio, sono due. Allora, in questo momento intanto il grillo che veramente ci sta regalando tantissime soddisfazioni dai nostri clienti, quindi, perché è un grillo veramente particolare. Poi in quella bottiglia ci sono viti che hanno circa 15 anni d'età e viti di oltre 70 anni, cioè figurati che io non ero nata quando sono nate loro. e hanno una resa bassissima, circa 40 quintali per ettaro, e sono proprio quelle viti a dare maggiore struttura e corposità al nostro vino, quindi grande complessità, grande aromaticità, e questo chiaramente chi lo conosce, chi lo scopre, se ne innamora subito. L'altro invece è il Passito di Pantelleria, che è una chicca, ne produciamo soltanto 1000 bottiglie l'anno. Bon, finite quelle, finita la vendita, bisogna aspettare l'anno dopo, ed è un prodotto estremamente artigianale, quindi capisci bene che in un prodotto artigianale la qualità è veramente notevole, ecco, perché lo produci
artigianalmente, quindi senza nulla di industriale o tipico delle grandi aziende, ecco. Il termine enologico che ti piace di più? Strutturato. Nella squadra, in azienda, c'è un enologo? Eh sì, per forza. Ce n'è uno, quindi. Allora, sì, ce n'è uno, si chiama Salvatore De Vita. Tra l'altro, in famiglia abbiamo un altro enologo che vive in Australia, che fa l'enologo in Australia, ma anche importatore dei nostri vini e li distribuisce. Ed un futuro enologo, perché si laureerà a novembre in enologia ad Alba, ed è mio nipote. Ah, quindi... In scuderia arriverà una famiglia di enologi. Bellissimo. E quindi con l'enologo che rapporto c'è? Sicuramente amicizia, grande stima, grande fiducia. Ed è una persona che se noi abbiamo un'idea, lui è capace subito di sviluppartela. Quindi una bellissima squadra. Sì. Fare il vino è un'arte. Se l'arte fosse ospitata nella tua cantina, quale artista sceglieresti? Allora, ma io sceglierei la primavera. Un Botticelli, così? Sì, 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 la primavera, perché sai, la primavera è la stagione in cui sbocciano i fiori, e c'è la nascita proprio della fioritura. Esatto, e quindi il mare, noi che siamo vicini al mare, la fioritura, e la nascita, perché ogni anno è sempre una nascita per noi, la nascita di nuovi vini, quindi sì, mi viene in mente la primavera. E poi è anche rinnovamento, è anche, anche quella sensazione, no, di qualcosa che è in prospettiva. Certo. Quindi è molto bello, si lega molto al vino, no? Che si evolve, quindi c'è anche questa bellissima attesa di quello che sarà. Esatto. Ottimo. Allora, passiamo a qualcosa di un po' meno concettuale ma più pragmatico. Vino e cibo, il tuo abbinamento preferito? Allora, grillo e crudità. Tutta la vita. Ah, pensavo di tutto in genere. No, no, tutta la vita. Come essere meno d'accordo? Allora, l'abbinamento invece più creativo e azzardato. Più creativo e azzardato. Allora, ti posso dire, solitamente il pesce si tende ad abbinarlo ai vini bianchi. Io ti posso dire che il nostro Syrah, che è un vino comunque barricato, un vino deciso, di una bella struttura, elegante, vellutato in bocca, si abbina benissimo ad una bella tagliata di tonno. Completa la frase: un pasto senza vino è come? Oh, un pasto senza vino è come un bicchiere mezzo vuoto. Se potessi invitare a cena qualcuno di famoso, famosissimo, cioè non senza limiti, chi inviteresti? A cena o in cantina? Una bella cena in cantina. Una cena in cantina. Allora, inviterei ma che ti devo dire? Un personaggio famoso a cui ti farebbe piacere assaggiasse il tuo vino, naturalmente. Allora, i nostri vini sono stati definiti più volte vini eleganti. E quando penso all'eleganza, il pensiero mi va immediatamente ad un grande stilista che ha fatto il Made in Italy, che è Giorgio Armani. Quindi mi piacerebbe, sì, invitare lui. E con l'occasione fargli assaggiare il nostro Nero d'Avola. Perché il Nero d'Avola?
È un vitigno autoctono siciliano, è stato definito spesso molto aggressivo, spigoloso anche. Il nostro si definisce molto elegante, vellutato in bocca, di una bella persistenza, di una bella piacevolezza. E quindi sì, mi piacerebbe fargli scoprire il nostro Nero d'Avola per fargli conoscere anche un'altra sfaccettatura del Nero d'Avola. Abbiamo introdotto in realtà la domanda successiva, perché Giorgio Armani, quando si dice Giorgio Armani, è sicuramente una grande icona di design italiano, ma è anche colui che secondo me poi è stato in grado di valorizzare in maniera potentissima quello che è la figura femminile. Ed ecco la domanda successiva: tre grandi vini per tre grandi donne. Wow! Ma tu sei potente con le domande. Quindi tre grandi vini per tre grandi donne. E allora, sicuramente il Grillo lo associerei a Rita Levi Montalcini. Poi il nostro Syrah. Lo attribuirei a Emma, la cantante, perché ha carattere, è un po' mascolina, ha carattere però è molto incisiva, decisa, un po' come il nostro vino. E poi che ti devo dire, l'altro vino, una grande donna. Allora, a Sharon Stone attribuirei ecco lo champagne, perché mi sa di una donna elegante nei modi, seducente, sensuale. Quindi sì, lo champagne lo attribuirei a lei. Sabrina, ti piace fare shopping? Sì. La spesa più folle che hai fatto per una bottiglia? Allora, un amarone di... quant'era? 120 euro. Ma possiamo dire l'etichetta? Ah, non me la ricordo. Non mi è rimasta... Allora, io per i nomi sono negata. Mi è rimasta impressa l'immagine dell'etichetta, quell'amarone che mi era piaciuto tantissimo, ma non il nome. Lo andremo a ricercare allora. Sì. Cosa pensi delle guide di settore? Allora, sono sicuramente delle guide interessanti, che ti guidano un po' in quelle che sono i vini prodotti nei territori. Quindi sicuramente ti danno un aiuto in più, ecco, sia per chi conosce l'Italia, il nostro territorio, che per chi non la conosce, perché ci sono sempre nuove aziende da scoprire e che ti sorprendono. Quindi sono uno strumento molto utile per il consumatore, il wine lover, e dal punto di vista invece del produttore, secondo te possono in qualche modo orientare o dare delle indicazioni? Ma orientare in che senso? In termini di... Allora, aspetta che ho ricevuto questo tipo di recensione, quindi potrai fare delle scelte sulla base del giudizio che ho ricevuto, e quindi di orientare un po' lo stile oppure quello che può essere anche delle scelte, no, di produzione. Allora, noi tendiamo comunque a produrre vini dei nostri territori. È normale che i nostri vini li mandiamo alle guide anche per capire pure loro cosa ne pensano. E quando riceviamo dei riconoscimenti, delle recensioni, sicuramente tendiamo a pubblicizzarli, a comunicarli, però non vogliamo perdere mai la nostra identità. Quindi va bene, vanno bene le recensioni, vanno bene i premi, va bene tutto, però vogliamo continuare a mantenere la nostra identità. Cambiamento climatico e vitigni, qual è il tuo pensiero in merito? Allora, che purtroppo fa il cambiamento climatico incide nella produzione vitivinicola, la siccità
non giova a nostro favore, il troppo caldo neanche. Tu figurati che circa 20 anni fa noi la vendemmia la iniziavamo a metà settembre, oggi la vendemmia è stata anticipata di un mese e io non lo so nel corso degli anni dove si andrà, come si arriverà, questo non te lo so dire, però è chiaro che la temperatura terrestre andrà sempre di più ad aumentare e quindi non so quello che... non lo so. Vorrei essere speranzosa e ottimista al momento, però non... è un tema naturalmente complessissimo. Sì, esatto. Certo. Senti, il più grande strafalcione sentito da un sedicente intenditore di vino. Il più grande... un episodio divertente, dai. Ah, sì! Che un sommelier un giorno mi disse: no Sabrina, questa bottiglia non andava bene perché sapeva di tappo. E gli ho detto: no, proprio di tappo no, perché il tappo non è di sughero, quindi... quindi questo, ecco, lì a un certo punto è rimasto senza parole. Hai mai conservato, a proposito di tappo, un tappo di una bottiglia stappato per un'occasione importante? Sì, il tappo dello champagne per il battesimo di mia figlia. Oh, che bello! Correva l'anno? L'anno scorso. Oh, che bello, che bello. Senti, a quale personaggio storico faresti assaggiare il tuo vino? Allora, lo farei assaggiare a Whittaker, che è stato colui che ha diffuso il Marsala in tutto il mondo, e quindi sì, lo farei assaggiare proprio a lui, magari diffonderà pure il Botticella in tutto il mondo. Invece, facendo proprio un passo lunghissimo in avanti, nel 2500 quali vini berranno i nostri simili? Allora, nel 2500 che ti devo rispondere? Nel 2000 quali vini berranno i nostri simili? Allora, passito, perché col caldo che farà e che continuerà a fare, secondo me ci sarà una grande produzione di vini passiti. Passito sia. Sabrina, cosa ti piace fare nel tempo libero, se ne hai? Brava, se ne ho, perché prima ne avevo di più, prima che nascesse mia figlia, ora mi devo dividere tra lavoro e mia figlia, quindi è un continuo lavoro. Pausa pranzo, che mia figlia ne approfitto che è all'asilo, quando non sono troppo stanca e riesco a staccare dal lavoro, mi piace sicuramente andare in palestra o giocare a tennis. Ecco, questo è il mio tempo libero, lo sport. Senti, ma al nostro Annick Sin, quale dei tuoi vini faresti assaggiare? Wow! farei assaggiare un Insolio Chardonnay, il nostro blend, il Gilea Bianco, proprio perché a lui lo vedo fresco, giovane, alla portata leggero. Di tutti, leggero, brava, alla portata di tutti, quindi sicuramente sì, gli farei assaggiare il nostro Gilea Bianco. Dai un titolo a questa nostra intervista. Spiritosa. Una domanda che vorresti suggerire agli autori di questo podcast e che ovviamente non ti abbiamo fatto. Wow, una domanda simpatica, sempre spiritosa, perché è il vostro taglio. Bene, tu mi sei piaciuta? Da 1 a 10 dai un voto a questa intervista. 10. Oh, sei stata sincera? Sincerissima. Allora, prima di salutarci facciamo un giochino molto semplice. Io sceglierò 4 varietà da voi prodotte del vostro territorio e tu lo associerai a titolo di una canzone. Ti piace? Wow, sempre, andiamo? Sempre domande, giochini complicati. Andiamo. Allora, partiamo con il Zibibbo. Allora, lo zibibbo lo associerei
Siccome dal nostro zibibbo produciamo il passito di Pantelleria, che va bene anche come vino da meditazione, non solo da fine pasto, io lo attribuirei a qualcosa di elegante, che ti porta alla meditazione. Quindi una bella traviata di verdi. Nero d'Avola. Nero d'Avola. Allora, il nero d'Avola solitamente il nero d'Avola, come accennavo prima, è pungente, un vino aggressivo. Il nostro è elegante, morbido in bocca, e mi viene in mente Ludovico Einaudi, le onde. Il grillo quando tu lo assaggi, sicuramente ti fa immergere in un giardino agrumato, ti dà quella sapidità finale in bocca, quindi ti dà la sensazione di essere in una città che vicino al mare. E quindi mi viene in mente la canzone di Gino Paoli, sapore di sale, sapore di mare. E per concludere direi lo Shiraz. Scusa, lo pronunciamo correttamente? Allora, Shiraz. Benissimo. Che poi secondo me è corretto sia dire Shiraz, sì, è vero, Shiraz è vero. Che Shiraz, perché forse dal centro Italia in su viene chiamato Shiraz, al sud più Shiraz, quindi secondo me va bene entrambi i termini, ma io, visto che sono siciliana e sono dell'estremo sud, lo chiamo Shiraz. Tenute Botticella si dice Shiraz, ecco, quindi lo Shiraz. Allora, Shiraz, con il Shiraz noi abbiamo fatto una parodia che facciamo cantare anche a chi ci viene a trovare in cantina, quindi li mettiamo già subito alla prova cantina. Altrimenti non degustano. Esatto, che fa così, Shiraz, Shiraz, Don Diego, Shiraz, Shiraz, che sarebbe la canzone di Doris Day, che sarà, sarà. Bellissimo, e noi la chiudiamo proprio sulle note così, molto anche leggera, no? Allo sì. stesso tempo. Sì. Bene, e Sabrina, ci dobbiamo lasciare? Siamo arrivati proprio al termine della nostra simpatica intervista. Allora, due indicazioni per raggiungervi in cantina. Arrivate in aereo, aeroporto Trapani, Birgi. Mettete su Google Map, digitate Botticella e vi porterà da noi. Vi consiglio di chiamare prima, quindi, perché le visite sono su prenotazione, e vi faremo fare prima della degustazione in cantina sicuramente un giro tra le nostre vigne, possibilmente in sidecar. Benissimo, grazie ancora e a presto. Grazie a te, sei stata carinissima, simpaticissima, bravissima e leggera. Brava, a presto. Ciao. Ciao. Resta connesso con la community di Wine Soundtrack su Instagram, Wine Soundtrack, su Twitter @WineSoundtrack e su Facebook.com/WineSoundtrack.